tutti addosso a Gorno. Ultimo round. No! Io ho allenati benissimo. Questa gli venga, sì, ma si capisce che è finto. Sanno fare anche la risata. Uno, due, tre. Perfetto. Ultimo round. Di nuovo. Sì, ma non deve essere automatico. Se dico. Ultimo round. No! Round finale. No! Potrebbe essere uno degli ultimi verso la fine, ne mancano 5. Allora se tutti sul palco mi... anzi no, posso prendere un attimo questo, anzi lo prendo io. Sì, no, lei lo prenda e vada a cercarmi uno del pubblico che apra una pagina a caso e legga una pagina. Andiamo qua su che ho visto un gruppo semidormiente, ecco lui. Mi hanno tirato una bottiglia. Se vuoi aprire il libro, ma che libro che è? Dolore perfetto. Di cosa parla? Non so. Non hai letto, vabbè. Pagina? Tutta? No, che è tutta, una frase. Cioè tutta, in tutta la vita non ho mai letto. L'ordine della ragione del re d'Italia furono stabiliti. L'ordine e la ragione del re d'Italia. Riproviamo. L'ordine e la ragione del re d'Italia. Aspetta, aspetta che sta. Vai, ripetiamo. L'ordine e la ragione del re d'Italia furono stabiliti. L'ordine e la ragione del re d'Italia furono stabiliti è il tema libero per questa esercizi di stile in corsa con handicap pari e come mi gira mi gira. Che non la dobbiamo spiegare, iniziate pure tranquillamente questa storia. Ci siamo, è che Andrea si è appassionato, sta cercando di finire il libro. Ok, ci rileggi Andrea la frase fatidica? L'ordine e la ragione del re d'Italia furono ristabiliti. Vedremo grandi cose. 5, 4, 3, 2, 1. Maresciallo, le truppe borboniche sono state sconfitte. Anche il regno di Napoli è nostro. Adesso andremo dritti alla conquista del Regno d'Italia. Boom. Africa, aspettaci! Arriviamo! Dunque il Regno d'Italia sta per essere riconquistato? A quanto pare! Ah, sono stufo! Anch'io! Questi nuovi popoli immigrati stanno allargandosi! Non me lo dica, veramente! L'altra volta li ho trovati alla porta! Tutti quei cavalieri! Ah, contessa! Non è stata certo la prima volta che lei avrà trovato tanti cavalieri alla sua porta. Come mai questa... Ah, visto che state prendendo questa piega, continuiamo alla maniera dei Vanzina. Che cazzo è sta Dio? No, ma ti è sempre piaciuto. Che te stavano i cavalieri, che stavano pure i palinari l'ultima volta. Oh, mi sono ripulito, ho preso la... una laurea internet. Adesso sono psicologa. Ma me vedete culo. Oh, ha soltanto me venite a seguì che io a contesta gli devo dare. Contesta, non è che io mi faccio il mazzo per farti levare te e combattere la due, se bastano preferivo tre.
visto che siete bravi, proviamo a continuare alla maniera di Lars von Trier. Tabella non sa che cazzo è, vabbè. Orso Yogi per Tabella. Grazie.
e morirete tutti cantando il vostro epitaffio. Spiega l'epitaffio. Votate per il Fonzi Pilato, non farò lo stesso errore del mio predecessore, quindi se votate per il Fonzi Pilato fate così, se votate per i preti a Guardè fate così, luci sul pubblico, grazie, votate! E c'è anche qui una dura lotta, Andrea. Io non so contare un fatto scientifico, ma vedo che ci sono delle difficoltà. La pensione si taglia con un coltello e tra l'altro si pulisce con un leccapentola. È molto importante questo vostro voto perché si deciderà il vincitore del campionato che ci provo. Potete abbassare le ultime due rimaste. Grazie. E qualcuno è riuscito a fare il gesto di Garelli ancora. Qualcuno è imperterrito così. Avendo l'ultimo battacchio di batteria, non è che vuole un microfono, vero? Così si tace siciliano. Ah, giusto. Invece no, perché ne ho un'altra. È bellissimo. Sono momenti strani. Sono momenti difficili. Sento accerchiato. Signori, è stato un grande catch. Hanno dato il massimo. La soppressate, stalagmiti e quant'altro. Ma solo due arrivano in finale e vincono. Ladies and gentlemen, vincono la finale del catch invernale 2014.
peggior playback della storia. Che si è spettinato Ettore Andrea.